Giacomo Casanova, La sonata dei cuori infranti, è il mio nuovo romanzo per Mondadori Libri. E come racconta il sottotitolo, La sonata dei cuori infranti, racconta di Venezia nel Settecento, quindi il barocco veneziano, reinterpreta la figura di Giacomo Casanova. Il sottotitolo, La sonata dei cuori infranti, non è scelto a caso, si rifà proprio alle sonate per clavicembalo di Benedetto Marcello, un'altra delle figure chiave del Settecento, insieme a Vivaldi, insieme a Tommaso Albinoni. La musica in quel tempo la faceva da padrona, c'erano importantissimi esponenti di quella che è stata, insomma, la musica classica, così come grandi pittori, penso a Tiepolo, a Canaletto, a Guardi. La storia di questo romanzo in realtà si richiama un pochino alle relazioni pericolose di Chauderlot e Laclos da una parte, e a William Makepeace Thackeray e alle cronache di Barry Lyndon dall'altra, due romanzi chiave del Settecento. Ed è presto detta: Giacomo Casanova rientra a Venezia, viene sfidato da questa bellissima contessa austriaca, e la sfida che gli viene proposta è molto, così, per lui quasi irresistibile, cioè quella di sedurre una giovane fanciulla di famiglia patrizia veneziana, Francesca Erizzo. Se risulterà vincitore in questa sorta di duello molto singolare che le viene proposto, duello amoroso, diciamo, che le viene proposto dalla contessa, avrà come premio una notte di passione con la contessa Margarete von Steinberg, austriaca. Ma questa sfida amorosa, come dire, in realtà diventa parte di qualcosa di molto più grande, di molto più complesso e di molto più politico di quello che Giacomo può immaginare. È in realtà, come dire, un gioco nero che riguarda i rapporti tra Venezia e l'impero austriaco e tutto quello che ne consegue. Se a tutto questo aggiungete un inquisitore di Stato, il suo tirapiedi, che è una specie di bravo torturatore che di nome fa Jacopo Zago e che è un individuo spietato e crudele, avete tutti gli ingredienti per quello che spero sarà per voi un grande romanzo storico e soprattutto d'avventura. Perciò non mi resta che augurarvi una buona lettura e spero naturalmente che vi possiate divertire e trovare questa storia romantica da un lato e avvincente dall'altro.